Buonasera, buonasera e bentrovati al nostro appuntamento con Icaro Volley. Siamo giunti all'ottava puntata. Buonasera alla nostra Federica Pappacena. Buonasera Roberto. Allora, questa sera parleremo, oltre che dei campionati, delle giocatrici che tra poco andrò a presentare, poi avremo anche un collegamento esterno, ma parleremo soprattutto di nutrizione, un aspetto molto importante per le atlete. Tu lo sai bene, insomma, sì, essendo... Sì, sì, importantissimo. Te. Infatti questa sarà una puntata tutta da seguire perché è un aspetto veramente interessante. Eh sì, allora andiamo a scoprire subito gli ospiti e iniziamo, abbiamo un tris della Polisportiva Stella, iniziamo dal capitano dell'Under 16, Nicole Greppi, buonasera. Buonasera a tutti. Giocatrice anche di Under 19, prima divisione. Buonasera a Viola Capitani. Buonasera. Palleggiatrice della Polisportiva Stella, sempre sì, Under 16, Under 19 e prima divisione. E poi buonasera a Sofia Moroni. Buonasera a tutti. Lei invece schiacciatrice della Polisportiva Stella, seconda divisione. E poi entriamo invece nel merito proprio della nutrizione con la biologa nutrizionista del Centro Medico Terresole, Grazia Tabone. Buonasera. Buonasera a tutti. Con Sofia Canini, biologa nutrizionista ed ex giocatrice della Dinamo Pallavolo, con cui tra l'altro collabora anche adesso. Buonasera. Sì, ciao, buonasera a tutti. E Yuri Bianchi, allenatore. Adesso Yuri, devo dire tutte perché mi hanno detto tutto l'elenco. Dimmi se è giusto. Allenatore dell'Under 16 del Riccione Volley, insieme ad Alessandro Zanchi dell'Under 14, è nata dalla collaborazione tra Riccione e Consolini, dell'Under 13 B-Volley insieme a Marco Balducci, sì. Poi sei anche un esperto di alimentazione sportiva, insomma, con un progetto che hai fatto con le tue ragazze, chiamiamolo così, diciamo così, diciamo esperto tra virgolette, sì. Ex giocatore cresciuto nella Consolini, poi passato alla Dinamo 3 anni tra B2 e B1, quindi anche a 1 con la Yoga Forlì, in B1 a Cortona e Potenza Picena, con la quale hai giocato anche in A2 dopo aver centrato la promozione, in B a Forlì e poi ritorno alla Consolini l'anno scorso in B a San Mauro, da allenatore inizio nella Consolini maschile, poi nel femminile a Mondaino, Alta Valconca e adesso Riccione. Esatto. Abbiamo ripercorso la tua carriera? Esatto, perfettamente. Ecco, questo è Yuri Bianchi, buonasera. Buonasera. Allora, vediamo anche in collegamento da Cattolica, dove c'è un allenamento congiunto tra Cattolica Volley e Atena Rimini. Allora noi abbiamo i due presidenti, allora andiamo a salutare Cristiano Vitali e vediamo anche Paride Perlini al suo fianco. Buonasera a entrambi i presidenti. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, come sta andando questo test? Chiaramente è più per diciamo tenere in forma le ragazze, giustamente. Come sta andando? Ma come salomonicamente il perfetto pareggio. Quindi, bene. Quindi stanno diciamo scaldando, stanno cercando un attimino di trovare un po' di quadra, anche perché dopo il periodo natalizio ci sono stati diversi problemi per molte squadre, noi parlando anche Cristiano anche loro, per cui le ragazze hanno fatto fatica, diciamo, col Covid e via dicendo a riprendere la stagione, ma adesso piano piano con questi allenamenti ci cerchiamo di rimetterci in strada, insomma. Benissimo, benissimo. Allora tra poco poi ci collegheremo anche per sapere un po' com'è andato il fine settimana, com'è andata la settimana in generale, perché poi non si gioca solo nel fine settimana, qui si gioca tutti i giorni praticamente, anche per recuperare il tempo perduto. E iniziamo proprio da come sono andate le partite delle nostre tre stelline, le definisco così perché insomma giocatrici della Stella sono stelline, no? Dico bene, no? È giusto, no? Sì. Allora inizio dal capitano. Raccontami un po', Nicole, come sono andate le ultime partite, perché ne avete giocate tre addirittura, sì. Sì, sono state abbastanza impegnative, anche perché comunque essendo molto vicine tra loro la stanchezza un po' si faceva sentire mentre si giocava. La prima l'abbiamo avuta venerdì contro il Cattolica e abbiamo giocato da loro. Purtroppo non è andata benissimo, anche perché mancavano parecchie compagne di squadra per problemi personali. E è stata comunque molto combattuta la partita, però non abbiamo avuto quello scatto in più per vincerla, diciamo così. Mentre sabato abbiamo giocato in casa alla Stella, anche lì molto combattuta con il Viserba, che all'andata da loro era finita 3-2 per noi, però anche qui purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E poi lunedì infine con l'Atena, che abbiamo vinto 3-1. Quindi insomma nel complesso diciamo luci e ombre. Sì, esatto. Luci e ombre, possiamo dire così? Sì. Siete soddisfatte? Si poteva fare qualcosa in più? Diciamo che sì, siamo soddisfatte, perché comunque appunto come ha già detto venerdì non eravamo in tante, quindi
non tutte avevano il cambio, però per il resto sì, cioè, abbiamo giocato bene. Invece Sofia, per voi una sola si fa per dire partita, che sarebbe la norma, in condizioni normali, com'è andata? E noi abbiamo giocato martedì al Marco Polo contro la squadra di Yuri e si poteva far di più, dar di più, è stata un po' combattuta, poi però dopo sono stati un po' di errori nostri e dopo di lì ci siamo un attimino avvilite, però si poteva vincere tranquillamente, abbiamo fatto 3-2. Ah, quindi al tie break? Siamo usciti alle 11 dalla palestra. Sì, in notturna. Guarda come gongola il coach. Ogni tanto, quando si può. È stata una bella partita. È stata una bella partita, combattuta, un po' troppi errori. Diciamo che forse ha vinto la squadra che ha sbagliato meno. A tratti, insomma, è stata abbastanza altalenante come partita. Nel quinto set abbiamo sbagliato meno noi. Abbiamo sbagliato tantissime battute nell'arco della partita. Nell'arco della partita, nei 4 set, invece nel quinto... Abbiamo gestito meglio certe situazioni forse rispetto a loro, quindi ha fatto la differenza quello nel quinto set. Bene, allora ovviamente chi vuole intervenire da casa può farlo, vedete in sovrimpressione come poter mandare un sms, un whatsapp con la nostra Federica che è pronta a leggere anche domandare anche eventualmente ai nostri ospiti quello che poi vi può interessare da casa. Io introdurrei il tema nutrizione perché è quello che è il piatto forte, in questo caso per bene dirlo, di questa puntata. Allora inizio da te Grazia, perché la nutrizione è sempre un aspetto fondamentale nello sport, in questo caso parliamo di pallavolo, ma nello sport in generale è determinante. Assolutamente, cioè quando si parla di sport non si può non parlare di alimentazione, quindi per uno sportivo è fondamentale alimentarsi bene e quindi avere prima di tutto anche conoscenza di quelli che sono gli alimenti, di quella che è la consapevolezza alimentare a tavola. Quindi nel senso i principi base sono comunque quelli di una persona che non fa sport, cioè quelli di una dieta mediterranea. Dobbiamo avere comunque un equilibrio alimentare, mettere a tavola tutti i principi nutritivi per far sì appunto che ci sia sempre un buon bilanciamento energetico, quindi è importantissimo soprattutto per uno sportivo, quindi per migliorare la performance, quindi per sostenere bene tutta la partita. Poi appunto ogni sport ha le sue caratteristiche, ogni sportivo, ogni atleta ha le sue caratteristiche anche fisiche, metaboliche, quindi è bene prima conoscersi e poi comunque la parola chiave deve essere anche la personalizzazione, cioè è fondamentale quindi cucire ad hoc una buona alimentazione per lo sportivo. Bene, tu Federica che cosa solitamente è un aspetto che hai curato nella tua carriera? Sì, tantissimo, sì. Ancora adesso vado dalla nutrizionista, purtroppo sono un po' incostante perché è molto difficile fare sempre tutto bene, preciso. Però, come dice la dottoressa, insomma, sicuramente è importante avere una nutrizione bilanciata e soprattutto personalizzata, perché ovviamente la mia dieta non può essere uguale alla tua come sportivo, no? Quindi ognuno deve avere la sua. Te l'auguro. Ognuno deve avere la sua. Però è importante, io ho sempre seguito delle diete, anche perché per me mi sono sempre vista un po' grassa, quindi ho sempre voluto seguire delle diete, però perché alla fine prima della partita bisogna mangiare delle cose, prima dell'allenamento altre. Poi dopo c'è chi, io ho tante amiche prima della partita si mangiano la carbonara per esempio, non so se vi ricordate la Bobo, quella che è stata qui in trasmissione lei, da noi, lei carbonara rituale, prima della partita? Carbonara a qualsiasi ora prima della partita, sempre. Grande Bobo, è il suo rituale, è il suo rituale. Sicuramente tanta energia, tanta energia. Senso che comunque esatto. Bisogna anche capire i tempi, quindi partire dall'organizzazione proprio della giornata, perché ogni sportivo, come appunto sportivi e non, dovrebbero fare tutti e cinque i pasti, quindi partire sicuramente da una buona colazione, deve essere sostanziosa, deve avere tutti i principi nutritivi, poi man mano fa gli spuntini, pranzo, la merenda e la cena. Quindi bisogna un attimo capire ad esempio i tempi,
quando ci si allena, a che ora è la partita, perché ad esempio se c'è una partita in mattinata, la colazione deve essere molto più ricca rispetto a una colazione che si fa non so, una mattina in cui non ci si allena, altrimenti si può bilanciare bene il pranzo, quindi una carbonara ci dà una bella fonte sicuramente di carboidrati, ci sono delle proteine, sì, eviterei troppi grassi saturi perché è meglio stare un pochino più leggeri da quel punto di vista, e senza dimenticare le verdure. Esatto. E dopo anche lì c'è una bella carbonara con l'insalata praticamente. No, però credo che lei mangi l'insalata. Anche secondo me. No. Mangio solo la carbonara. Se calibriamo bene le porzioni può starci anche una carbonara, certo. Sì, sì. Bene, ecco, ho scoperto. Quella parte scherzi è un rituale. Io mangio la pasta al pesto, per esempio, sempre. Ecco. Va bene anche la pasta al pesto, sì, va bene. Sì, sì, alla fine non è molto condita, i carboidrati complessi, quindi dati dalla pasta, sicuramente ti dà tanta energia. Mi raccomando, ad esempio, se mangiare almeno 2 ore prima di una partita, perché comunque dobbiamo dare tempo al nostro stomaco comunque di digerire tutto quello che si è mangiato, e poi abbiamo fatto un bel carico di glicogeno muscolare, quindi siamo pronti per, come dire, per partire. E, quindi sì, una pasta al pesto assolutamente può andare, sempre 2 ore prima, ma te tanto sì, no, quello sempre è vero, ma anche quando mi alleno delle volte mangio alle 6:30 se devo allenarmi alle 8, quindi qualche ora prima dell'alleno, giusto perché sennò dopo è troppo tardi magari. Facciamo rapidamente un sondaggio con le nostre stelline. Allora, voi invece avete qualche rituale alimentare prima della partita? In particolare no, però comunque si cerca sempre prima della partita di stare molto leggeri, per esempio non vado a mangiare chissà cosa, magari una banana o giusto una barretta proteica, poi dopo la partita magari si esce con gli amici, quindi la pizza, così ci sta, però prima. Dopo va bene, esatto. Dopo va bene, dimmi anche sì. Tu? Sì, esatto, anch'io, prima della partita non vado ad appesantirmi chissà quanto. Nel pomeriggio magari mangio la pasta e appunto dopo la partita di poi tutto si dà sfogo a ciò che non si è mangiato prima. Io dipende, ci sono le volte a cui non mangio niente e mangio direttamente la sera, o magari mi mangio una brioche, una barretta proteica, e però sto leggera. Stessa cosa anche per gli allenamenti, mangio direttamente dopo l'allenamento, così mi sazio del tutto, però bevo molto molto molta acqua, sia prima che dopo. È un elemento importante questo, e poi ne parleremo. Però, Sofia, fa bene a non mangiare così tanto, a saltare qualche pasto? No. No, nel senso che, come diceva appunto la collega, è importante appunto l'alimentazione, soprattutto pre e post allenamento, proprio perché è importante comunque fornire al corpo quel carburante giusto per dar sì che abbia il sostentamento perfetto per la prestazione poi fisica. Quindi se partiamo da uno stato carenziale prima dello sforzo fisico, dopo aver fatto lo sforzo appunto avremo una situazione ancora più amplificata, dove poi anche poi il recupero dato anche dall'affaticamento muscolare, da tutto ciò che è recupero anche a livello di sintesi proteica eccetera, se si parte da uno stato carenziale poi tutto è più accentuato, quindi è il classico detto prevenire meglio che curare, per cui è importante appunto curare sia l'aspetto pre e post allenamento. Infatti nell'atleta soprattutto viene anche consigliato, oltre ai 5 pasti come dicevamo, anche gli spuntini pre e post allenamento, questi sicuramente. Quindi va bene le barrette per oppure no, sicuramente vanno bene. Lo facciamo perché le prendiamo come esempio, non per criticare la vostra dieta. No, certo, giusto. No, le barrette vanno sicuramente bene, anche lì bisogna sempre dosare, guardare bene, bisogna anche saper leggere l'etichetta sulle confezioni. Anche questo è un punto importante che molto spesso non è sottovalutato. Soprattutto appunto una barretta prima della, anche 30 minuti prima dello sforzo fisico è indicata, perché vista anche la facilità di digestione che può avere la barretta di per sé, magari l'apporto in macronutrienti che è più accentuato a livello proteico e di carboidrati soprattutto, può aiutare appunto durante la prestazione.
Ecco, quali sono gli elementi nel leggere questa etichetta della barretta più importanti? Allora, innanzitutto della parte dei carboidrati si legge sempre la voce carboidrati e di cui zuccheri. E la parte di cui zuccheri ci si riferisce sempre all'apporto riferito allo zucchero semplice, quindi zuccheri sicuramente da evitare, perché appunto sono da evitare in quanto sono quelli che danno l'indice, danno il picco glicemico, per cui ti può dare quel sostegno nel primo tempo, però proprio per il fatto che hai questo elevato apporto di zuccheri a livello ematico, si ha un momento dopo il quale questa glicemia si abbassa ed è proprio in quel momento in cui arriva l'affaticamento, il senso di stanchezza, per cui per questo vengono consigliati zuccheri complessi e carboidrati complessi, proprio perché questi hanno un tempo di digestione più prolungato nel tempo e appunto fanno sì che la glicemia abbia sempre un livello costante. Quando è nata la tua passione per la nutrizione? Eri già, diciamo, una giocatrice oppure... Allora, sì, ovviamente già giocavo, intanto ho iniziato con l'università. Devo dire che quando ho iniziato non ero convinta di quello che volevo fare. Dopo, ovviamente, quando inizi un percorso, vedi che poi questo percorso lo puoi anche legare a quella che è la tua passione e ne fai tesoro di tutto quello che impari, quindi... Anche poi pensare in un futuro che posso far parte di quello che è il mio mondo, che mi piace a livello personale e posso applicarlo anche ad una futura professione, capisci che è la strada giusta, insomma. Ecco, tu sei stata una, diciamo, si dice solitamente che il medico è il suo peggior paziente. Come te la cavi? Nel senso che, cioè, alla fine segui i tuoi suggerimenti? Allora, no, in realtà devo ammettere che quando giocavo ero poco informata. E infatti, a posteriori, mi viene da dire, se avessi avuto quelle dritte, quelle consapevolezze che magari ho adesso e che tuttora comunque sono da consolidare, nel senso che certo, non c'è mai fine all'apprendimento, e sicuramente avrei avuto in situazioni un po' di disagio anche la stanchezza, anche il recupero da quello che era il carico di lavoro dato dagli allenamenti, dalle partite, e magari avrei affrontato meglio qualsiasi tipo di evento sportivo, sicuramente. Quindi all'epoca non posso dire che ero brava. Quindi confermi il detto, quello del medico, sì, che certo, non è il suo miglior paziente, insomma, per usare un eufemismo. Devo dire che, tra l'altro, poi abbiamo voluto questa puntata proprio anche per questo. Adesso chiaramente non potremo dare tutte le nozioni, però poi cercheremo di dare un po' di consigli, come stiamo già facendo, a tutti gli atleti, perché insomma sì, è giusto. Infatti arrivano già anche delle domande. Comunque è interessante quello che dice Sofia, perché comunque... Se tu non sei informato, poi dopo non riesci a fare un passo bilanciato, a sapere cosa mangiare, cosa non mangiare. Infatti io mi ricordo quando ero piccola, per esempio, sempre al Casal dei Pazzi, il famoso Casal dei Pazzi, ci insegnavano anche la nutrizione, quindi mangiavamo durante i ritiri in un regime alimentare un po' ferreo, però comunque già bilanciato, quindi sempre le proteine, i carboidrati, i giusti, l'insalata, la bresaola. Insomma, ci facevano mangiare molto bene, evitando qualsiasi tipo di grasso, quindi no dolci, però ci avevano già un pochino estradato, perché chiaramente dovevamo capire già a 13-14 anni come si mangiava per bene, per poter affrontare anche quelle 3-4 ore di allenamento al giorno. La carbonara? No, non c'era. Non c'era la carbonara. La carbonara di Bobo non c'era. Ho patito un po' la fame. C'è qualche domanda, poi dopo, quando volete. Sì, adesso prima, perché questo è l'aspetto che ha detto Sofia, è molto importante, quello appunto della conoscenza. Ecco, e Yuri proprio per questo no, ha cercato di dare qualche aiuto anche alle tue ragazze, sì. Proprio per, diciamo, instradarle verso un'alimentazione corretta. Sì, diciamo che io... Ci tengo a precisare che non sono un esperto, quindi non userò i loro termini tecnici, però ho cercato di portare alle ragazze quella che è stata la mia esperienza un po' da giocatore, avendo avuto un po' persone che consigliavano. Non ho mai avuto tabelle precise da seguire, quindi... però insomma c'erano persone che consigliavano. Poi è chiaro che poi a caso ognuno fa come crede, come ritiene. Però avendo scoperto un po' per caso nelle mie ragazze come...
come mangiavano. Da lì è partita una sorta di gioco scherzo, non era un vero e proprio progetto, però da quella volta ci abbiamo giocato su, ci abbiamo scherzato un po' per scherzo, un po' no, nel senso che scherzando ho cercato assieme al mio collaboratore Federico di dare qualche nozione. Quindi una sera è capitato che una ragazza a fine allenamento, eravamo praticamente a fine allenamento, si è sentita poco bene, giramenti di testa, niente di grave, però in quei casi la prima cosa che mi viene da chiedere in maniera proprio spontanea: hai fatto merenda? Hai mangiato? No, non faccio mai merenda per allenamento. Primo fumetto che si apre. No, è importante mangiare prima dell'allenamento, perché comunque noi ci alleniamo alle 7 o 7 e mezza, quindi se uno arriva all'allenamento mangiando solo, avendo solo il pranzo nello stomaco, c'è molto tempo tra il pranzo, che più o meno alle 2, tornando da scuola, passa troppo tempo, quindi uno spuntino andrebbe fatto. E dopo lì ho continuato. Come non fare colazione al mattino? Ma io non faccio colazione al mattino, neanch'io. Apriti cielo, lì è partito un po' tutto quanto, e per giorni, anzi, ho iniziato io la mattina dopo pubblicando la foto della mia colazione. Adesso io non sono più pallavolista, non sono più, insomma, ho smesso l'anno scorso, però insomma, faccio una colazione non abbondante, però giusta, insomma, pancarretto stato con marmellata, Nutella, yogurt, cereali. E dopo da lì un po' le ragazze sono partite pubblicando tutto quello che mangiavano, la barrettina a scuola, nella ricreazione, la mela, la banana, quindi ci abbiamo giocato su. Però in questo giocarci su abbiamo cercato di dare un po' nozioni importanti, quindi quella di fare colazione in maniera importante, perché comunque abbiamo scoperto che su 10 ragazze mediamente 5-6 non fanno proprio colazione, quindi si svegliano, si vestono, vanno a prendere il tram. Quelle che fanno colazione lo fanno con 2 biscotti, che personalmente non è colazione, e quindi abbiamo cercato di dare un po' di consigli, quella della merenda appunto prima dell'allenamento. Se l'allenamento fosse alle 5 e pranzo alle 2 e mezza, ci può stare magari non mangiare, forse poi me lo confermerete. Sì, mi girerò spesso da questa parte questa sera per cercare approvazioni. È bello perché quando parlano lo guardano, non ogni tanto così, ogni tanto, esatto, lo guardano. Quindi se dico bene fate così, se dico male fate così. Però insomma, scherzandosi su, giocandosi su, abbiamo cercato di, per un po' di settimane, dopo la cosa è scemata, non abbiamo più parlato, anche per poi noi allenatori tendiamo a fare cose di campo, parlare di tecnica, preparare allenamenti, è andata un po' scemando la cosa, però magari la puntata di stasera può essere l'occasione per ritornare un po' a parlarne, perché sono cose importanti. Io sono stato pallavolista, atleta, e lo so, ho cambiato anche certe abitudini apposta per appunto migliorare. Quando ho iniziato a fare allenamenti al mattino, quindi dovevo per forza non mangiare biscotti o brioche, ma toast, salati e quindi altro. Dopo anche vi volevo chiedere, ma la teniamo dopo, quanto può cambiare anche la performance rispetto anche all'alimentazione. Però prima sondaggio. Questa volta parto da Sofia. Okay. Che colazione fai? Allora, un caffè con una spremuta e le gallette di riso con il cioccolato sopra. Quelle direi va bene. Già pronte. Va bene? La dottoressa non è così. Nel senso, buona la spremuta, io andrei più su pane classico, ad esempio, pane. Dopo va bene la cioccolata, quindi cioccolata fondente. Sì, perché io sono comunque sia seguita dalla nutrizionista, quindi sì, sì. Dopo magari, esatto, cambierà qualcosa, sì, o comunque si inserirai magari il pane. Sì, logicamente è tutto pesato, tutto calcolato. Ok. Quindi okay, ad esempio la mattina 30 grammi di riso e magari a pranzo e 80 grammi o 100 grammi di salmone con 50 grammi di pane, e a merenda poi magari lo yogurt 150 grammi con 2 cucchiai di cereali, e la sera bresaola 60 grammi o prosciutto 60 grammi col pane o verdure. Vabbè, quindi c'è anche c'è anche, diciamo, la merenda, insomma, nel sì. Ah, ok, allora io avevo interpretato male pasti, prima, perché sì, avevo sì, pensato sì, che ci fosse li un pasto. Tutti e 5, tutti okay, pesati, perfetto, tutti calcolati, anche la frutta 250 grammi, tutto calcolato. Ah, benissimo, benissimo. Che brava. Benissimo, che professionista. Tu sei altrettanto professionista per quanto riguarda la colazione adesso, parliamo della colazione. No, io solitamente la mattina avevo latte e Nesquik e qualche biscotto. E basta. Sentiamo
Come andiamo? No, diciamo che a livello di Nesquik vorrei un po'. Nel senso che riguarda sempre il fatto il cacao, come il Nesquik, hanno dentro appunto, come dicevamo prima, quella componente di zuccheri semplici che magari sarebbe meglio evitare. Magari il cacao amaro sicuramente meglio. Sì. Lo dirò a mio figlio che mangia gran quantità. Bene, che quante cose si imparano, sì, capitano? Io anch'io latte Nesquik. va. Latte Nesquik va, funziona. Cerco di alternare o biscotti con il latte oppure anche fette biscottate magari con la marmellata, quindi meglio le fette biscottate o vanno bene tutte e due? Sì, tutte e due, sì, vanno bene. Due. Sì, sì. L'importante è, allora, se stiamo sull'alimento semplice è sempre meglio, perché comunque l'alimento confezionato, come diceva prima Sofia, è bene leggere bene le etichette, guardare che comunque siano appunto ingredienti semplici, ok? Però l'importante è variare, farla innanzitutto e variare il più possibile, ok? Quindi avere anche delle idee per variare. Ad esempio negli anni passati, quando appunto in questi anni ho partecipato anche a progetti di educazione alimentare con altre società sportive, si puntava anche a dare proprio idee pratiche, ok? Quindi l'educazione alimentare sulla conoscenza degli alimenti era importante, perché magari appunto si va sempre sul classico, quindi latte biscotti, latte fetta biscottata, un po' di marmellata, invece ci sono tantissimi abbinamenti che si possono fare e far diventare la colazione un po' più nutriente, quindi ad esempio inserire anche la frutta secca, che è importantissima. Quindi prima parlavamo di cioccolata, ma ad esempio una buona crema spalmabile di frutta secca, 100% frutta secca appunto, è l'ideale, ad esempio sul pane tostato, ad esempio per dare un'energia in più. Quindi noi attraverso il pane abbiamo dei carboidrati complessi, attraverso la frutta secca, che è una miniera di appunto grassi buoni, minerali, abbiamo altra energia che la immagazziniamo, però sono grassi buoni. Quindi non dobbiamo aver paura dei grassi, assolutamente. L'importante è che siano grassi soprattutto derivanti dal mondo vegetale e limitare quelli di origine animale. Ecco, quindi... Sai cosa facciamo adesso? Vuoi sapere andiamo? Che colazione faccio io? anche... No, so, anch'io prendo le fette biscottate con la crema di anacardi o di nocciole o di arachidi. Niente, se troppo. Le fette biscottate con ricotta marmellata. Non c'è gusto. Invece volevo andare da chi secondo me mi può dare più soddisfazione. Tipo Cristiano è paride. Allora, ci colleghiamo con i nostri due presidenti. Non credo che immagino 4 fette di biscottate. Ci siete, presidenti? Ecco qua. Allora, volevo sapere, così, visto stavamo parlando della colazione, che cosa mangiate a colazione? Cristiano? Roberto, guarda, purtroppo non è la trasmissione adatta per me, devo dire, con il collegamento, però prima di tutto mi avete fatto venire fame. Quando partiamo con la carbonara, a quest'ora, insomma, sono quei ricordi che... Quindi non è proprio... Se parlo per me, io sono uno che la mattina, sinceramente, è un po' lento a partire, quindi direi che un bel caffè doppio e mi fermo. Ah, solo il caffè doppio, che non va bene, però ci hanno detto che non va bene. Va bene caffè doppio? Caffè doppio. Amaro, sì. Non è troppo? Non è troppo poco? Nell'arco della giornata, scusami. No, niente. Nell'arco della giornata, poi cioè, bisogna vedere se poi nell'arco della giornata non si aggiungono altri caffè doppi in più momenti. No, non dicevo per il caffè, dicevo, non è poco un caffè doppio e basta. Sì. Solo il caffè doppio. Come non mangiare niente, non fare. Esatto. Senti come ride. Caffè doppio, appena parto un caffè doppio, poi mi fermo magari a un frutto a metà mattina e dopo poi si sponda, magari inserirlo anche a colazione. Ecco, qui suggeriscono di... eventualmente, come appunto fa lei ad esempio la spremuta, quindi aggiungere anche frutta fresca a colazione, sicuramente già arriviamo a 2 porzioni di frutta tra colazione e lo spuntino. Sì, quindi bisognerebbe arrivarne a tre complessivamente, tre di frutta, di porzioni di frutta e poi 2 di verdure, quindi
aggiungere. Quindi devi aumentare la colazione, presidente. Dico bene? Certo. Cioè, bisogna incrementarla perché il caffè dopo è troppo poco. Beh, no? Io ve l'ho detto. E invece sentiamo Paride. Cosa dici? Cioè, dopo vi chiedo anche il pranzo, dopo questa colazione, però adesso rimaniamo alla colazione. Paride, invece tu? Allora, io sono perennemente controllato con mia moglie, quindi moglie. Devo fare il bravo perché non so perché si accorge di tutto, quindi la mattina due fette di pane integrale con il miele e il caffè e poi dopo lo spuntino di metà mattinata, insomma. Beh, già, bravo. Non male. Meglio. Non male. Vedi che le mogli ogni tanto... Le mogli seguite dalla moglie. Bene, bene. Allora, andiamo con qualche domanda, qualche curiosità? Allora, per la nostra bellissima Sofia ci sono due domande. Allora, vabbè, però una ha già risposto: durante la tua carriera sportiva da pallavolista quanta importanza hai dato alla nutrizione, quanto ne dai ora? Penso che l'abbia già un pochino... Sì. Questa forse... Sono sì, forse sulla... Su invece quanta ne dai ora? Ah, ecco, scusate. Siamo rimasti... Esatto, cioè, quanto non ne dai detto. Ora? Cioè, adesso... Adesso, sì, sì. Ah, no, adesso sicuramente, come dicevo, avere quelle nozioni... Al momento non mi posso più considerare atleta pallavolista. Adesso la mia routine è andata ad andare in palestra e tutto quanto, però... Anche in base agli allenamenti che faccio, sicuramente do quei tempi giusti a livello di spuntini e ci sto attenta, sicuramente questo sì. Ok, così abbiamo completato sì, anche. Certo, scusa, infatti mi ero persa. Un altro atleta, sono un atleta velico e i miei allenamenti durano tantissime ore, ma comunque non faccio un grande sforzo fisico. Cosa devo assumere, penso, prima dell'allenamento, credo, non l'ha specificato però. Mm-hmm. E, allora, innanzitutto, in quanto atleta velico, sicuramente bisogna anche considerare sempre il tipo di sforzo che richiede lo sport di cui stiamo parlando. Da questo punto di vista, adesso non so quale sia il tipo di disciplina di cui stiamo parlando, però non mi immagino, ecco, sicuramente uno sport endurance, si tratterà sicuramente di uno sport in cui c'è più uno sforzo anaerobico, quindi da questo punto di vista è bene preparare sempre il corpo anche dal pasto serale prima dello sforzo dell'evento sportivo, quindi anche lì fare un pasto in cui ci sia un buon apporto di carboidrati e sicuramente, come diceva anche la collega, di grassi, quelli buoni, quindi parliamo di grassi insaturi, poliinsaturi, monoinsaturi. E poi adesso questa è una domanda molto generale, nel senso sicuramente bisogna anche considerare, adesso con lo sport velico mi andano a considerare anche le condizioni climatiche in cui una persona si va a mettere, quindi entrare in acqua se questo lo prevede, anche questo va a incidere sul consumo, sul dispendio energetico della persona. Quindi anche la condizione di acqua fredda, per esempio, questo fa sì che il nostro corpo tenda a bruciare maggiormente perché appunto cerca di sopperire a quella mancanza di calore che sta avendo. Quindi bisogna sempre fare le varie valutazioni, non solo considerare lo sforzo in sé e tutto, ma anche tutto ciò che circonda l'azione sportiva, il gesto sportivo. Ecco, invece in questa, diciamo, parlando di una disciplina diversa, poi torniamo sul volley, però visto che c'è la domanda, è anche indicato eventualmente mangiare qualcosa durante questo tipo di sedute così lunghe? Allora, dipende, cioè forse si dà più importanza o comunque si considera tanto anche lo stato di idratazione, ok? Dipende dalle pause, quindi se appunto, non so, c'è un cambio, entriamo dopo, tanto le dinamiche sono quelle, quindi bisogna capire un attimo come va anche la partita sicuramente dell'atleta, però ci si concentra molto di più sicuramente sull'idratazione e far sì che sia sempre, anche quella in realtà ben bilanciata, quindi che ovviamente ci si idrati bene prima e durante la partita, comunque bere sempre non eccessivamente, quindi a piccoli sorsi. Se vogliamo possiamo inserire però, ecco, magari
se mangiare durante la partita magari ci crea qualche disturbo. Mi è capitato di seguire appunto atlete che mangiando si sentivano peggio, quindi a livello gastrico, nausea piuttosto che molta pesantezza, ad esempio durante, non so, salti piuttosto che quindi forse inserire magari nell'acqua, ad esempio, anche degli zuccheri semplici, ad esempio vengono in mente le maltodestrine, per dire, quindi ci danno quel che di zuccherino, quindi sono zuccheri predigeriti, quindi un pochino più semplici, che mi danno la giusta energia anche per continuare al meglio poi lo sforzo, appunto il grande sforzo e la durata per tutta la partita. Perfetto, quindi meglio bere, insomma, meglio... Meglio bere, sì, se vogliamo inserire appunto magari, non so, anche dei succhi di frutta, però dipende molto dall'atleta, perché come dicevo prima, spesso questi cambi repentini, no? Tanto la pallavolo sono fasi miste, quindi non è uno sport solo aerobico, solo anaerobico, quindi ci sono diversi passaggi, a volte può creare fastidio mangiare durante la partita, ecco. Ok. Avevi qualche altra curiosità? Sorridevo perché c'era una mia compagna di squadra che beveva la Coca-Cola durante, ecco, indicatissima, vero? E lei, però, lei era una bomber, quindi faceva quello che voleva, ma lei beveva un litro di Coca-Cola. Non era sempre la Bobo? No, no, era un'altra. No. La carbonara è più seria. È più? È per digerire la carbonara. Che esatto. No, allora, credo però... che lei abbia un rituale che non beve, se non dico una cavolata, dopo magari chiederemo conferma, okay. Non beve durante le partite per non andare in bagno, perché se no spezza il momento atletico, cioè, adesso non so se si dice così a livello tecnico, però se no dopo... Non lo so, cioè, va bene, è corretto anche. Si capisce quello che dico, nel senso, lei vuole. Non bere perché detto, è importante beve. L'idratazione, lei non beve. Lei non beve, beve alla fine. Per non andare in bagno. Non è una gran scelta. Vabbè, ma lei c'ha tutti i suoi rituali. Sì, vabbè, ma. Sarebbe meglio farlo. Esatto. Visto che a volte, lo so, le partite durano anche 2 ore, tanto confermate, sì. Però. Effettivamente non bere, cioè in realtà incide tanto sulla performance, cioè se l'atleta va in stato appunto di disidratazione in realtà l'affaticamento si sente. Però mi è capitato tante volte, per esempio, che stavo facendo magari una bella partita, il mio concentrato e tutto, andavo in bagno e dopo succedeva tragedia, cioè giocavo il triplo male, cioè come se, non so, calasse la tensione o qualcosa del genere. Mi è capitato spesso questo evento. Quello quindi, magari più per una questione psicologica. Non lo so, forse probabilmente il momento, il focus della partita, esatto. L'andare in bagno ti un attimo ti disorienta. Quindi, però ecco, fare la scelta di non bere perché interrompo non è proprio indicato, nel senso, come diceva anche la collega, partire con un muscolo che non è idratato non ti dà quella prestazione di cui tu hai bisogno, quindi l'idratazione è importante anche in questo caso, prima, durante e dopo, perché anche dopo, soprattutto quando magari ci sono sport adesso magari più a livello di endurance, dove c'è uno sforzo prolungato, quindi dove c'è anche molta perdita di liquidi. Però ovviamente a livelli molto più alti eccetera è anche consigliato pesarsi prima e dopo l'allenamento per calcolare proprio la perdita di liquidi che si hanno e da lì calcolare qual è il giusto apporto di liquidi che bisogna avere nelle 4-6 ore successive dopo l'allenamento, senza considerare poi la quantità di liquidi consigliata durante tutto l'arco della giornata, quindi in realtà viene molto sottovalutato questo punto. Però è importantissimo. Vedi Bobo quanti spunti ci dà, però sì. Siccome c'era anche quest'altro spunto, che lo dico così in maniera disinteressata, essendo un grande bevitore di Coca-Cola, e si vede anche, la Coca-Cola che invece è indicata per i maratoneti, perché durante le maratone praticamente ci sono proprio nelle postazioni di ristoro, c'è proprio la Coca-Cola anche, tra le diverse cose, volevo sapere se invece, diciamo, ma anche se so già, temo già la vostra risposta, chi mi vuole parlare, chi me la vuole distruggere definitivamente? Cioè, è corretto bere la Coca-Cola o? No, allora, anche qui parliamo di una bibita zuccherata, e
Con però sono zuccheri buoni quelli. Sì, parliamo di una bibita zuccherata, quindi per darti quello sprint a livello glicemico, in quel momento ti può dare quell'aiuto nel gesto atletico. Ovvio che se ne bevo un sorso poi smetto, era il discorso che facevo inizialmente, se abbiamo il picco glicemico che con lo zucchero semplice mi dura un poco tempo, finito quel carico glicemico, quell'indice glicemico alto, ho poi il senso di affaticamento. Quindi o continuo a bere coca tutto il tempo, nel senso ogni... Non so. Mi sembra già una buona soluzione. Però dopo un po' anche a livello, non so, anche per il fatto che ci sono dei gas dentro la bibita di per sé, a livello poi a livello gastrico dà fastidio, immagino, comunque può dare disagi, ecco. Quindi insomma non va bene. E perché però nelle maratone insomma si usa per questo motivo qua, perché dà questa carica, però dopo se dà la carica energetica e poi svuota però di energie, allora non ha molto... Se lo fai per tutto il gesto, adesso non voglio che passi il messaggio che sia consigliato, però se lo si fa per tutto il momento del gesto atletico, della gara, eccetera, puoi avere quell'aiuto, però... Sì. Ci sono tantissime altre soluzioni, ecco, molto più consigliate. Sono 30 grammi di zuccheri, quindi sono tre bei cucchiaini di zucchero, quindi una lattina piccola ne ha parecchi, quindi se pensiamo a quanti zuccheri ha la Coca-Cola, effettivamente ne ha tanti. Quindi forse per poi quello... Ovviamente noi diciamo Coca-Cola per dire tutte le tutte sì, sì, sì. Le cole, ah, sì. Insomma. Può essere il tè al limone. Non è che sia proprio... Che sì, altre aranciate. No. Cioè, sono cariche di zuccheri. Cioè, quindi, è meglio ovviamente limitarli. Ok, quindi tendenzialmente questo tipo di bevande, insomma... Spremiamo un'arancia, quindi zuccheri anche lì, nell'acqua e facciamo una bella bibita che ci dà... lo stesso sprint per ma dire. Qui a chi possiamo chiedere se sono bevitrici di Coca-Cola accanite? Capitano? Allora, durante la settimana magari, siccome ci sono anche gli allenamenti, preferisco evitare bibite gassate. Ovviamente se magari il sabato si esce con gli amici appunto a mangiare la pizza, ci sta la Coca-Cola o il tè, però sostanzialmente durante la settimana solo acqua. Viola? Sì, esatto, anch'io quando esco con gli amici o quando vado comunque a mangiare fuori al ristorante, però solitamente a casa anch'io sempre acqua. Sofia? Io in settimana niente, acqua naturale e di solito la domenica con la pizza e basta. Se mangiassi magari il sushi non prenderei per dire la Coca-Cola, che non mi piace la combo, però no. Beh. No, anche perché io bevo tanta acqua in giornata. Che è fondamentale. Bene. Abbiamo delle professioniste qui, Bene, cioè, sto notando proprio. Se chiudi gli occhi sembrano davvero bravo. Eccezionale. Avete tutta la mia stima e la mia invidia invece perché. Non bevo Coca-Cola, Roberto. Va, fa male. Non lo so, a quest'età ormai l'abitudine penso che abbia preso il sopravvento. Va bene. Non mi cadersi la Coca-Cola. Non ti cado. Abbiamo qualche altra curiosità? Sì, perché quindi vedo ci sono tanti delle. Messaggi. Sì, esatto, tantissimi, infatti. C'era una ragazza all'inizio che ha fatto una domanda molto bella. Per una persona che si allena tardi alla sera, quali alimentazioni consigliate post allenamento in modo da non appesantire il sonno? Lo chiedevano a Yuri, cioè all'inizio avevano mandato. Sì, perché mi sono spesso allenato tardi. Io per 7-8 anni, negli ultimi anni mi sono sempre allenato dalle 8:30 alle 10:30, quindi però ho sempre avuto l'abitudine di mangiare prima e in palestra, perché mi portavo il panino. Prima allenavo, avevo due gruppi, uno dalle 5:30 alle 7, tra i due gruppi mangiavo un tramezzino, 7:00-8:30 l'altro gruppo, e poi iniziava il mio allenamento, quindi 1:30 prima mangiavo un tramezzino, insomma, per avere la carica per l'allenamento. Un bel tramezzino? Sempre pancarré, formato pancarré, dai. Quindi una roba leggera, insomma. Mi giro sempre. No, sì, vabbè. Per vedere se si capisce subito, perché ti guardano lì con... 1:30 prima un tramezzino e poi dopo l'allenamento, quindi 10:30, tradotto tutto, alle 11 ero a casa, comunque abitavo vicinissimo al palazzetto, io comunque sono sempre stato abituato a cenare, quindi un po' di carne
due hamburger, 200, almeno 200 grammi di carne, anche se era tardi la sera, mi rendo conto che non era l'abitudine forse giustissima, me lo confermeranno loro. No, però no, carne rossa la sera non lo so, ma temo no, che ci cioè, sia. Ogni tanto capitava, più che altro non cercavo di prenderla quando magari allenamento, cioè arrivavo a casa un po' prima. Però un po' prima, sono comunque le 10:30. Però è anche vero che dalle 10:30 io prima della mezza non andavo mai a dormire. Quindi passavo comunque un po' di tempo tra la cena e anche quando mangiavo comunque 11:15 andavo a letto, forse non prima dell'1. Quindi un pochino di tempo passavo lo stesso. Non è forse un'abitudine correttissima, però sono sempre stato abituato a mangiare qualcosa dopo. Insomma, mi hanno abituato a reintegrare carne bianca, hamburger, comunque sempre di tacchino, di pollo. Però insomma sono stato, ho sempre fatto così, adesso chiederemo alle esperte. No. E più che altro infatti mi incuriosisce, scusa Roberto, perché io sono vegetariana, no? E non potrei mai mangiare ovviamente la carne dopo, certo, l'allenamento, però prima dell'allenamento magari faccio anch'io il pan carregolo, la sottiletta, no, col formaggio, oppure l'unica cosa che mangio è della fesa di tacchino, proprio perché la devo mangiare per forza. E però ecco, come posso sostituire invece un qualcosa di vegetariano, perché dopo l'allenamento non posso fare la bistecca, non posso mangiare l'hamburger? Proteine vegetali. Cioè andiamo ad esempio, non so, su piselli, quindi legumi. Magari non una grandissima quantità, però comunque i legumi ci danno delle ottime proteine vegetali da associare comunque al carboidrato in alcuni casi appesantiscono molto meno della carne. E nel caso appunto, adesso mi hai detto sei vegetariana, se no anche il pesce. Rispetto alla carne si digerisce un po' prima, quindi un pesce cotto in maniera leggera, si va a dormire sicuramente un po' meno appesantiti rispetto alla carne. Se no, sia bianca che rossa è meglio, diciamo, in generale, ok. Sì. Ovviamente meglio quella bianca da un punto di vista digestivo e di grassi, però ad esempio il pesce, un pesce bianco ad esempio, ma anche quello azzurro assolutamente, se no andiamo su un legume. Sì, oppure magari delle alternative, non so, vegetali, tipo anche, non so, il tofu, mi viene da pensare, no? Il derivato della soia. Non appesantisce chissà quanto, è comunque una cena ricca di proteine, però abbastanza leggera da non andare a, come dire, inficiare un po' sul sonno, ecco, sul buon riposo. Quindi quello sicuramente. Alternative vegetali, si può combinare bene anche con queste alternative qua, assolutamente. Allora, se abbiamo un'altra domanda, poi dopo torniamo dai nostri presidenti. Hanno chiesto anche un'altra persona, chi ha allenamento tra le 7:15 e le 7:30, discorso cena, cosa mangiare prima e cosa mangiare dopo, ma sembra insomma che la risposta... Più o meno, insomma, la tematica è questa. Allora, torniamo dai nostri presidenti. Per sentire un po' come sono andate invece, torniamo sul campo, le partite delle vostre squadre. Inizio in questo caso da Paride. Ah, ok. Allora, bene, ringraziando Dio, anche se la premessa non era stata ottima, perché stavamo vincendo il primo set 24-21, i classici blackout, abbiamo perso il primo set 26-24. Abbiamo preso un 5-0 bello e poi dopo da lì in poi la squadra ha reagito e diciamo hanno terminato lasciando l'avversario sempre attorno ai 17-18 punti, quindi sono entrati lì con la testa e hanno giocato come sanno, quindi alla fine di tutto contentissimi. Poi giocavamo con l'Anderlini, con Modena, che in quel momento erano terzi, erano, quindi ti ha dato ulteriore fiducia, dai, per il proseguo del campionato. Bene. Bene così, dai. Una bella vittoria quindi sull'Anderlini per la B2 ovviamente della Cattolica Volley, il Retina. E invece andiamo da Cristiano, invece le squadre dell'Atena. Ha giocato sabato scorso contro delle giovani della Teodora della Serie C. È stata una partita, diciamo, a senso unico per quel che ci riguarda, insomma, probabilmente molto allenante, ecco, i risultati sono stati abbastanza schiaccianti, ecco. È stata sì una bella partita perché di fronte avevamo delle giovani promettenti che andavano dal 2003 al 2006, quindi insomma, per fare una serie di veramente un bel gruppo.
La nostra squadra purtroppo in questo momento anche siamo appunto questa sera grazie all'ospitalità di Cattolica, stiamo vedendo anche alcune alternative perché abbiamo avuto qualche defezione, qualche piccolo problema e qualche acciacco, quindi stiamo così facendo delle prove in virtù dei prossimi impegni. Come sta andando invece questo test, questo allenamento congiunto? Per adesso diciamo siamo 2-1 per noi, insomma, tra esperimenti e diciamo cambi di ruolo, appunto perché si sta cercando di vedere quelle che potrebbero essere delle alternative, in quanto appunto durante il campionato purtroppo ci si stanno verificando delle defezioni e quindi si sta cercando di vedere come compensare là in quei ruoli in cui diciamo sei un po' più in difficoltà. Però dai. Benissimo, vi ringrazio. Gli allenamenti con tutti servono a questo. Vi ringrazio, torniamo in studio, ci collegheremo poi così mi direte come andrà a finire, per quello che può valere, perché tanto è un allenamento congiunto. Però un bel allenamento tra loro due, deve essere un bel livello insomma, no? Sicuramente alto insomma, perché comunque stiamo parlando di una squadra di B2, una squadra di Serie C, quindi sicuramente è livello... prima in classifica, quindi è un'alta Serie C, e loro adesso non mi ricordo la classifica, però è una è un'ottima squadra, B2. Anzi, forse diciamo che la classifica ancora non rende. Esatto, stanno riprendendo piano piano. Non rende pieno il valore di questa squadra. Allora, prima di tornare a parlare di nutrizione, ma anche visto che abbiamo parlato prima dell'importanza anche anche di introdurre i liquidi, quindi anche di bere, poi voglio anche sentirvi per quanto riguarda anche l'acqua, perché insomma c'è anche, so che ci sono anche caratteristiche che vanno viste anche per quanto riguarda le acque, insomma, da utilizzare. Prima volevo però sentire con le nostre stelline come stanno procedendo i loro campionati. Abbiamo detto le ultime due giornate, l'ultima giornata nel tuo caso, siete soddisfatte? Parto da Nicole, del rendimento dell'Under 16? Sì, quest'anno siamo capitate anche in un girone abbastanza difficile, però comunque stiamo tenendo botta. E mentre per la prima divisione anche abbiamo creato un bel gruppo, perché comunque siamo entrate quest'anno nella nuova squadra, però ci siamo subito trovate bene. E mentre per l'Under 19 ci siamo fermate per un po' di tempo, quindi siamo un po' indietro con le partite. Adesso la prossima appunto l'abbiamo domenica, speriamo di riuscire a salire un po' in classifica. Con chi giocate? Contro l'Omar, mi sembra. L'Under 19 domenica giochiamo contro il Sant'Arcangelo. Però contro l'Omar giochiamo sabato in prima divisione. Sì, perché poi anche tutti i calendari riuscite a star dietro a tutti questi calendari. Perché, cioè, no, anche perché come ci si divide tra tre squadre? Perché comunque vuol dire allenarsi tanto, giocare tanto, poi magari i gruppi sono anche gli stessi a volte, no? Allora, noi gli allenamenti li facciamo prevalentemente in Under 16. Poi solitamente gli allenamenti della prima divisione sono quasi dopo i nostri, quindi a volte ci fermiamo anche con loro. E invece per l'Under 19 tutte le giocatrici fanno parte della prima squadra, quindi della Serie C, e a volte appunto andiamo ad allenarci con loro per giusto trovarci, perché appunto in Under 19 siamo noi e delle altre ragazze dell'Under 16 più queste ragazze della prima squadra, quindi giusto per trovarsi anche quando si è in partita. E quindi, tirando le somme, quanti allenamenti fate alla settimana? Beh, dopo dipende anche dagli impegni che uno ha con la scuola, però solitamente ho 4-5 più la partita il weekend. Ecco, e quando si fa doppio allenamento, che cos'è? È consigliato fermarsi per mangiare qualcosa, solo idratarsi? No, sicuramente entrambe le scelte. Come dicevamo all'inizio, bisogna innanzitutto anche considerare il timing dei pasti, quindi mettere sempre i 5 pasti di base e soprattutto anche gli spuntini prima di ogni attività. Nel caso in cui ci siano anche 2 seduti di allenamento, nulla toglie l'andare a fare anche doppio spuntino, nel senso lo spuntino prima e dopo l'allenamento e al successivo prima e dopo, e soprattutto anche i liquidi, quindi sicuramente. Okay. Sofia, invece, per quanto riguarda l'andamento della seconda divisione? Si dovrebbe fare meglio, dovremmo stare un po' più lì con la testa, un po' più concentrata, anche perché io sono una persona molto selettiva su me stessa, cerco di fare sempre il meglio.
e posso dire più o meno che quel che voglio ottengo, quindi sto molto lì con la testa, e per me la pallavolo non è solo uno sfogo, stare lì, giocare, divertirsi, ma comunque sia con una squadra che sta lì e che lo vuole davvero, andare anche molto molto più avanti, e lì è un po' da lavorarci. Quindi diciamo sei soddisfatta fino a un certo punto. Sì. Beh, dato ti devi dare un po' di tempo, dai, adesso con calma, anche perché magari alla loro età non tutti hanno ancora quel focus, no? Quindi allora lì si dovrebbero cambiare un po' le cose. Qui apriamo un vaso di pallavolo. Allora, bello però sapere che queste atlete, certo, così giovani hanno già queste ambizioni, è molto bello, bravo. È giusto, è vero, è vero. Iuri, invece tu di quale mi vuoi parlare? Delle tre. Fammi rapidamente un bilancio di tutte e tre, dai, visto che le segui tutte e tre. Sì, allora con l'Under 16 di Arizzone andiamo così, abbiamo qualche difficoltà tecnica che non sempre compensiamo anche con un grinta, agonismo, quindi i risultati faticano ad arrivare, siamo un po' in difficoltà ultimamente, però comunque le ragazze sono costanti, ci sono sempre, penso si trovino bene, stiamo facendo comunque un bel lavorettino e non mancano mai, quindi sono contento. E con l'Under 14 del San Giovanni, col quale facciamo anche Sangione, ci chiamiamo, perché tra San Giovanni e Rizzone le ragazze si sono rinominate Sangione. Bello, bello. È carino, sì, mi piace. E facciamo sia Under 14, dove va molto bene, insomma siamo primi a punteggio pieno, con 8 partite vinte senza set persi, e facciamo anche la seconda divisione con lo stesso gruppo, che è un campionato fatto per crescere, per confrontarsi con qualche altra realtà, giocare con la rete più alta, perché in Under 15, in Under 14 c'è la 2-15, e mentre in seconda divisione c'è già la rete, insomma, la 2-24, quindi si rischia tra virgolette di giocare contro ragazze più grandi, quindi è un campionato fatto per crescere, per soffrire anche un po', per, insomma, per maturare da quel punto di vista. E con l'Under 13 B-Volley abbiamo fatto solo 2 partite, tutte e 2 vinte 3-0, quindi bene, ci si vede poche volte perché comunque è un gruppo misto, con qualche ragazza che alleniamo io e Alessandro Zanchi, con le ragazze di Gianmaria di Rizzone, Gianmaria Tontini, non ci si vede troppe volte, però insomma sono ragazze valide, quindi abbiamo soddisfazioni. Beh, mi sembra un bilancio piuttosto positivo, sì, mi sembra, no? Sì. Quello che mi hai che ci hai tracciato. E andiamo anche a fare un sondaggio sul pranzo, cosa dici? Facciamo Vai. Un sondaggio sul pranzo. Il pranzo magari è più complicato, che forse vanno a scuola, devono correre a fare gli allenamenti. Sì, esatto. Allora io generalmente la maggior parte dei giorni esco alle 2 o alle 3 da scuola. Quindi o mangio direttamente là, magari mi faccio un panino col prosciutto così, o se no magari certi giorni che riesco ad arrivare a casa in un orario decente, o un piatto di pasta, che però non mangio spesso perché non sono un amante della pasta, e oppure la bresaola o il tacchino o il petto di pollo anche, cioè comunque non sgarro troppo a pranzo. A posto? Sì, vanno tutti sulla carne, diciamo. Questa si predilige tanto la carne. È bene variare, quindi sono le uova, ci sono i formaggi, magari quelli un pochino più magri, però formaggi, ci sono i legumi, nessuno nomina mai legumi, in realtà sono fonti preziose. Quindi quante volte li mangiate a settimana? Faccio il sondaggio anch'io. Allora, io per esempio carote e finocchi li mangio sempre perché mi piacciono un sacco, quindi sia prima del pranzo, prima della cena. Frutta, vabbè, quella sì, per il resto tutti dimenticano i legumi in realtà. No, ma quindi, completiamo pure il tuo sondaggio, poi torniamo sul mio del pranzo. Mi sono permesso. Quante volte legumi? Legumi sì, proprio sì, legumi. Fagioli, a me i legumi in generale non piacciono. Ok, però, quindi questione di gusto. Però cioè sempre dopo pranzo mangio la frutta. Ok, quindi frutta e verdura. Frutta sì. Io non li mangio, non mi piacciono. Aia. I tuoi amati legumi? I miei amati legumi? Quindi neanche sotto forma di, non so, polpettina, crema, hummus, piuttosto che... Quelle in realtà sono delle ottime fonti proteiche, tanto chi ha un'alimentazione ad esempio soprattutto vegetariana o vegana lo sa, però in realtà... Guardando la piramide alimentare della dieta mediterranea,
cioè andrebbero consumati 3-4 volte a settimana, soprattutto appunto. Tu sei una mangiatrice di legumi? Sì, sì, io faccio sempre l'hummus, lo faccio in casa, mi faccio le polpettine, gli hamburger di ceci o di ceci lenticchie. Ah, buono. Così, sì. Mm. Crepe, ad esempio crepe di ceci, quindi utilizzare anche le varie farine. Oppure adesso troviamo in commercio anche ad esempio le paste, quindi la pasta sì, fatta sì, con sì, una farina di legume, quindi chi non introduce ad esempio il legume così com'è, in realtà potrebbe introdurlo sotto forma di pasta. Il sapore cambia, però. Però per Nicole che non mi piace neanche la pasta, quindi piasta ecco, lui niente. Lì si va su un cereale, quindi così andiamo è, su. Okay. Un cereale. Invece riprendiamo il mio sondaggio, perché abbiamo fatto il sondaggio in mezzo al sondaggio, bellissimo. Allora Viola invece a pranzo? No, io solitamente a pranzo torno presto da scuola, infatti mangio sempre un piatto di pasta e... Come? Cioè varia? Sì, o in bianco, al pomodoro, a volte la carbonara. E... Bravo. C'è niente di male. Ha detto che va cioè, bene, ha confessato. Tra l'altro è il piatto che io cucino meglio, quindi insomma viva la carbonara. E poi... Se a volte la piada con il prosciutto e dopo la frutta. Ecco, dovremmo chiedere la piada dopo magari. Sì, sì, ma difatti la piada adesso sarà la prossima domanda. Sofia? Io dipendo, una mozzarella di bufala o se no vado molto sul pesce, quindi cozze vongole o pesce bianco, pesce di spada o... E, molluschi, dipende. È molto pesce però. Sì. Bene. Bene, siete soddisfatte? Cerco di limitare. Preparata. Sì, ma è veramente. Anche seguita da un nutrizionista, quindi insomma, si presume che abbia già. Sì, cerco di limitare il fritto, tipo i calamari fritti o i gamberi, però ogni tanto anche quelli li mangio. Infatti, magari a fine allenamento tardi preferisco mangiare un pesce spada insieme ai fagioli e buon, finita lì. Non carne rossa, non la mangio quasi mai. Guarda come la guarda con quasi con devozione la tabone, però guarda. Però pesce spada con i fagioli va bene. Esatto, ecco. Stavo ascoltando. Ah no, pensavo, no, diciamo perché... No, più che altro può essere un pelo pesante, nel senso rispetto a quello che dicevamo prima, no? Quindi la appesantirsi magari prima di andare a dormire. In realtà i fagioli, essendo legumi, metterei più una verdura, quindi dici ok, una mia fetta di pesce spada con un buon contorno di appunto la mia bella porzione di verdura, solo perché appunto il tempo digestivo si allunga. Ah, cioè, ma anche io infatti vado a letto tardi. Ecco, cioè non è sbagliato, cioè non è una regola ferrea non abbinare le proteine, bisogna solo considerare questa cosa, quindi se lo fai la sera dici ok. Non sì, anche perché più. Non ne mangio molti perché non mi fanno impazzire, però quelli mi tocca. Perfetto. Va bene, ma adesso sai dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo dei presidenti. Ah, andiamo, a sentire cosa mangiano. Perché vogliamo sentire che cosa mangiano a pranzo i due presidenti. Soprattutto quello che beve solo il caffè al mattino. Esatto. Sta cambiando la postazione, che abbiamo qua? Giusto per il pranzo. Abbiamo, sì, sono scappati, abbiamo detto pranzo, sono scappati. Allora, chi abbiamo l'impostazione? Abbiamo delle giocatrici qui. Ciao. Buonasera. Allora, buonasera. È finita quindi? È finita l'allenamento congiunto? È finito? No, ancora no. No. Allora, è in corso, va bene, ancora in corso. Allora, raccontatemi anche qualcosa di come avete vissuto sul campo le vostre ultime partite. Vale. Dai, allora, diciamo non fate botte per chi inizia, perché sono state una bella sorpresa, perché siamo un po' abbiamo ritrovato un po' la nostra giusta strada. Stiamo giocando molto più determinate, più a squadra, e si vedono poi i risultati che comunque poi portiamo a casa. Quindi io sono molto contenta personalmente di come sta andando. Speriamo di continuare così, è più possibile. Quindi siete in crescita, possiamo dire così? Siamo in crescita, esatto. Ecco. Trend positivo. Siamo in un momento positivo. Perfetto. L'obiettivo anche rispetto a quella che era la vostra classifica anche qualche settimana fa? L'obiettivo è la salvezza sicuramente, vincere più gare possibili da qui alla fine del campionato, perché ogni gara è importantissima per la classifica, e quindi fare diciamo il pieno il più possibile per arrivare a fine campionato con un po' di respiro.
Benissimo, allora facciamo quello che dovevamo fare all'inizio, ma lo facciamo adesso. Diteci anche il nome e il ruolo, perché così almeno anche dietro chi vi segue. Allora, io centralmente sono Maria Salieri, lo posso. Ok. Io sono la palestratrice, Michelle Mercurino. Io e Elisa Fabbri, piazzatrice. Prossima partita? Contro Sassuolo, questo sabato. Com'è? All'andata è stata dura, diciamo, eravamo un po' sottotono, quindi sicuramente possiamo far meglio, ecco. E sono dei ragazzi giovani, sono fisicamente messi bene, però ce la possiamo giocare, ecco. Benissimo, grazie a tutte e tre, grazie e buon proseguimento all'ora di allenamento. Grazie, grazie. Una bella sorpresa da parte dei presidenti. Se la sono sgavagnata. Sì, sono scappati. Appena non ho sentito la parola pranzo. Pranzo. E lì, erano lì che stavano si stavano. No, mettetevi voi qua. Ma torneremo. Io non so cosa mangio a pranzo, perché ogni tanto quando andiamo a fare. Dici. Non ve lo dico. Ah, lui. Niente, ce lo deve dire lui. Va bene, dopo torneremo. Sappiate, ci sentono tanto, Torneremo. Allora, invece volevo andare sul capitolo acqua, perché è un capitolo importante, perché ci sono delle caratteristiche, cioè l'acqua non è uguale, no? Partiamo da questo presupposto. Sì, innanzitutto l'acqua ha delle sue caratteristiche, diciamo, organolettiche, e poi si considera anche soprattutto la durezza, per cui anche proprio a livello di minerali che apporta ogni acqua ha una sua percentuale, quindi di sodio, di potassio, di magnesio e tutto ciò che la compone. E dopo, a seconda dei casi, viene consigliato un tipo di acqua rispetto che un altro, anche in merito a se abbiamo di fronte dei casi che possono presentare delle problematiche, e come adesso speriamo non sia il caso di nessuno, però tipo calcoli renali, che comunque in certe persone è un po' più predisposta a questa cosa, e allora magari si consigliano acque con una durezza minore. E allo stesso modo poi ci sono, in generale adesso, finché si tratta di un atleta giovane in salute, il tipo di acqua non è che fa, non è proprio il fattore incisivo che possa determinare la prestazione sportiva, se di questo parliamo. E quello che è importante appunto è il quantitativo, cosa che davvero viene sottovalutata. Io per esempio in magistrale la mia tesi è stata fatta su un'indagine nutrizionale nella squadra della Consolini Volley, che militava in A2 nell'anno 2020-2021, e qui avevamo una fascia di età di giocatrici che andava dai 20 alla più grande, aveva mi sembra sui 30-31 anni, quindi comunque ragazze giovani, e nonostante anche l'esperienza sportiva, uno dei dati che ne è emerso è che molte, diciamo, all'idratazione non gli davano quell'importanza che invece bisognerebbe dare. E loro si basavano magari sull'apporto di acqua giornaliero, basato sulle linee guida standard per la persona normale, ma al considerare invece la perdita di liquidi che potevano avere durante i loro sforzi fisici non veniva considerata, cosa invece importantissima, perché appunto se il corpo non è idratato, diciamo il muscolo è basato, è costituito da tessuti proteici, le proteine lavorano in condizioni acquose, quindi se quest'acqua manca, queste proteine non funzionano o comunque lavorano male. Quindi questo appunto ci tengo a precisarlo, perché è un punto che veramente va a dare il suo quello sprint in più alla performance. Ecco, quanta acqua bisogna bere in media? Poi dopo chiaramente dipende anche dal fisico, però diciamo durante una partita, insomma, quanto è bene idratarsi? Allora, durante la partita all'incirca si consiglia in media, perché ovviamente, certo, come dicevamo, certo, è molto soggettivo, ad esempio intervallare magari ogni mezz'ora, chi più chi meno, però un 150 ml all'incirca. Quindi lì la partita dipende dalla durata, però comunque ci può essere appunto un'integrazione anche di un litro e più
Quindi poi dipende se parliamo appunto di atleti appunto, non so, serie maggiori, che sicuramente avranno bisogno di più idratazione. Mi permetto anche di dire, ad esempio, anche nella stagione più calda, quando abbiamo disidratazione perdiamo anche sali minerali. Quindi a volte, mi collego a quello che diceva la collega, è bene anche in alcuni casi scegliere anche un determinato tipo di acqua, per dire una bicarbonato calcica, quindi più, leggermente più mineralizzata di altre, sicuramente apporta più minerali, quindi quelli che abbiamo perso dobbiamo reintegrarli. Dopo ogni acqua è data da, appunto dalla sorgente, quindi dalla fonte, avrà caratteristiche diverse, però guardare, come dicevamo prima, proprio appunto la mineralizzazione, quello è importante. Ecco, questo durante, invece prima e dopo? Sicuramente nell'arco della giornata, cioè raggiunge almeno i 2 litri, uno sportivo li raggiunge, tanto quello è sicuro, quindi possiamo andare dai 2, secondo me andare anche ai 4 in alcuni casi. Ovvio che non tutti, cioè nel senso non vale per tutti la stessa regola, cioè non è necessario per forza arrivare a 4 litri. Però in media avere una media di 2 litri al giorno sicuramente per uno sportivo è la base. Finita la partita è bene comunque idratarsi subito? Sì, è consigliato soprattutto nelle 4-6 ore successive, quindi bisogna appunto calcolare nei casi più specifici, soprattutto anche per chi ha una sudorazione importante. Perché appunto c'è una perdita di minerali che a sua volta diventa consistente, quindi andare a idratare il corpo subito dopo l'atto sportivo fa sì che al prossimo momento atletico il corpo sarà pronto ad affrontare poi la performance. Invece se questa cosa non viene diciamo compensata, si entra in un circolo per cui il corpo non riesce mai a trovarsi in un momento in cui è equilibrato a livello dei liquidi. Benissimo, allora dopo una certa età si beve la birra, infatti. Dottoressa, cioè, è consigliata, dice. I liquidi. Anche io volevo arrivare anch'io qua, infatti, volevo sfatare questa cosa. È così. Però allora, è vero, adesso non è per scherzare. Io devo ammettere che sarà una cosa sbagliatissima, adesso mi massacreranno, però devo ammettere che. Ah, ma lo capisci subito. Ah, se fa così o così. Ma io so anche dove vuole arrivare, tanto lo capisco. Vediamo. Comunque io devo ammettere che, vabbè, dopo le partite sempre pizza, birra, ma devo ammettere che dopo anche ogni allenamento la mia 33 l'ho sempre fatta, sempre. Mm-hmm. Quindi 3 20 volte di liquidi alla grande, quindi forse esagerato, però le stelline no, direi di no. No, loro sono le vere professioniste, ma sono qui, bravissime, cioè, sono proprio bravi. Non sgarrano così, brave. Però nella maniera moderata, perché insomma stiamo parlando di 33, quindi però 33 per 3 zone a settimana, non lo so se poi, cioè dopo gli allenamenti. Ok, sì, ci può stare? Sì, a volte sì, però mi limiterei l'acqua, dai. Andava detto, niente, andava detto. Giusto. Va bene, giusto. Qui non voglio dire. Allora, a qualcuno saranno fischiate le orecchie. C'è la Bobo in postazione. Andiamo, torniamo a Cattolica, torniamo al palazzetto di Cattolica, perché abbiamo parlato molto, grazie a Federica Pappacena, di una delle tre. È lì al centro, sì, di Bobo. Della di tua carbonara abbiamo parlato. Aia. Del fatto che non bevi, del fatto che non bevi, ti abbiamo preso come esempio da seguire o no? A seconda dei casi, che non bevi mai durante la partita. È vero. Ah, vedi che mi ricordavo. Lo so che hai sbagliato, però. Allora, la carbonara non è stata bocciata, però ti posso dire molto bene. Allora la carbonara può andare bene, allora, bene. Anche perché lei fa più di 20 punti a partita, quindi va bene se li fa. Va bene tutto, sì, ma se ne potrebbe fare 40. No, sì. Con la carbonara ne fa 20, magari bevendo ne farebbe 30 magari. Sempre che non debba interrompersi, esatto. E dopo potrebbe. Allora, innanzitutto, chi c'è lì al tuo fianco? Facciamo presentare anche le altre due nostre ospiti. Prego. Ciao, sono Martina. Ciao Martina.
E io sono Silvia. Perfetto, allora raccontatemi un po', adesso so che c'è ancora, sta andando l'allenamento congiunto, ma tanto è un allenamento congiunto, quindi ci interessa fino a un certo punto. Raccontatemi invece le ultime vostre imprese in campo a livello ufficiale, quindi l'ultima partita. Prego, ma devo, allora, abbiamo vinto 3-0, adesso venivamo da una sconfitta che ha bruciato abbastanza e... adesso speriamo comunque di rimanere prima in classifica e sperando che anche la salute ti assista, visto che siamo tutte spaccate a metà. Invece il prossimo impegno? Sabato con a Ravenna. Ci sarà una vittoria, io poi sono una new entry dell'Atena e che new entry. Come ti trovi allora da new entry? Come, che ambiente hai trovato? Bene, io arrivo da Bologna, quindi dai, è stato un bel passo, una squadra molto preparata, sono felice, ho trovato una famiglia, una seconda famiglia. Grazie. Che bello, che bello. Bello. Invece, Bobo, che cosa ci puoi aggiungere di campo? Di campo che non... adesso dobbiamo vincerle tutte, ecco. Semplice. Ogni sabato la carbonara, per tutti, per tutti quanti. E non possiamo più sbagliare, adesso ogni partita è una finale e poi vediamo come si concluderà la classifica e cosa ci aspetta, se dobbiamo giocare fino a maggio oppure se no, giochiamo fino a maggio, dai, sono uscite le nuove normative. Allora, qui stavamo parlando di acqua, allora sappiamo che Bobo non beve durante abbiamo capito questo, la soffiata, puoi immaginare da chi sia venuta? No, infatti dopo soffiata. Ne parliamo. Invece volevo sapere invece se voi bevete invece o se siete della filosofia boboiana. Anche la mia acqua bevono. No, anche troppo. Perché qui stiamo parlando di circa un 4 litri al giorno per un atleta. No, 2 litri, dai, 2 litri, dai. 3 litri e mezzo quando mi alleno ci arrivo. 2 e mezzo, sì? 3 e mezzo. 3 e mezzo? 3 e mezzo, giusto? 2 normali più uno. Esatto. 2 e arrivo. Sono sempre in bagno. Ecco, quindi calcoli. Andiamo bene. Va bene, Sofì, secondo te? Bravissima Marti, sono fiera di te. La conosco bene, quando giocavamo era sempre in bagno la Marti. Ah, ecco. Fermo. Beh, adesso abbiamo capito il perché. Sì, perché era brava. Va bene, grazie per questo collegamento, grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao, a presto. Allora, noi dobbiamo anche andare a vedere la pillola perché torna. Tutte le volte torna. No, adesso abbiamo dato il spazio per 3 puntate alla storia della pallavolo riminese e quindi insomma è lì che ci aspetta, che ci aspetta. È lì, però torniamo con il nostro Tommaso Piccininni e anche con le ragazze dell'Atena, visto che si stressano. L'abbiamo viste, nostre modelle speciali, e andiamo a vedere la nostra pillola sugli arbitri di questa settimana. Ho fischiato fallo di Muro perché il suo alzatore era giocatore difensore e ha colpito la palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete, opponendosi all'attacco avversario. Benissimo, insomma ci sta sempre la sempre. Pillola di regolamento, molto carino, molto adesso torniamo e insomma non sgarreremo più perché siamo tornati sull'attualità. E allora, dobbiamo parlare ancora di integratori, chi me ne vuole parlare delle due? Prima ho accennato un qualcosa quando parlavo infatti delle maltodestrine, ad esempio quello è un integratore che a volte
appunto tra gli sportivi è uno dei più comuni, soprattutto quando non riusciamo a mangiare, quindi ci dà zuccheri e quindi anziché la Coca-Cola andiamo magari su quello. E in generale, appunto, prima, ecco, inserirli ovviamente se necessario, quindi quello in sede di anamnesi alimentare, vedere l'atleta come si alimenta e se vediamo che l'apporto di nutrienti o di micronutrienti o di antiossidanti, fondamentale per lo sportivo, non ne abbiamo parlato, ma in realtà quando si fa sport si crea tanto stress ossidativo che va bilanciato, controbilanciato con antiossidanti, quindi frutta e verdura in abbondanza, ma in realtà quando magari solo con la frutta e la verdura non si arriva a coprire tutto il fabbisogno, possiamo andare a introdurre ad esempio antiossidante per eccellenza, ad esempio la vitamina C, vitamina A, quindi tutto il pool vitaminico in realtà può essere integrato, quindi, oppure ad esempio sali minerali. Quindi se vediamo che c'è, non so, magari tanto affaticamento a fine serata, tantissima stanchezza che si protrae magari anche durante la settimana, possiamo aggiungere, non so, del magnesio. Quindi andare a vedere se c'è qualcosa da migliorare. Sono tutti aggiustamenti in realtà che si fanno ovviamente conoscendo bene le abitudini alimentari dell'atleta per poi far sì di migliorare la performance. Ad esempio un altro integratore laddove ad esempio c'è la carenza, magari non si mangia tanto pesce, gli omega 3. Quindi antinfiammatori aiutano tanto anche a livello cognitivo, ad esempio la pallavolo, devi stare concentrato, quindi gli omega 3 in realtà se l'alimentazione ne è carente o comunque in generale gli omega, ad esempio se non introduciamo frutta secca, non ci piace eccetera eccetera, gli omega 3 introdurli può essere una buona soluzione, quindi in realtà bene o male questi, dopo quelli proteici dipende. Integratori, perché quando si parla di sport sembra solo l'integratore proteico o la barretta proteica, in realtà il mondo degli integratori è tanto ampio, quindi consigliato se necessario e poi vedere anche la qualità dell'integratore, ad esempio se parliamo di omega non c'è solo anche quello di origine animale, ma possiamo avere integratori che ci danno appunto grassi buoni, grassi polinsaturi anche di origine vegetale, quindi questo. Cioè, quanto può migliorare una prestazione se ci alimentiamo e anche ci idratiamo nella maniera corretta? E allora, sono stati fatti negli anni, dalla letteratura ci sono tantissimi esperimenti a riguardo, quindi, e i risultati di conseguenza sono anche stati visti, nel senso che comunque anche nel fare il paragone in quelli che sono anche sport diversi, con gesti simili, anche con fasce di età diverse, e mettendo a paragone tutte le varie condizioni fisiche a qualsiasi fascia d'età, quando alla base c'è una buona alimentazione, una buona idratazione, è inevitabile che il risultato lo porti a casa, ma questo perché dobbiamo veramente considerare il nostro corpo come una macchina. E in quanto tale è una macchina, se la benzina non la metti non vai avanti, non funziona. Quindi il nostro corpo in quanto macchina ha veramente dei meccanismi che funzionano alla perfezione se ovviamente sappiamo come farli funzionare, quindi quali sono le cose giuste da introdurre. E infatti anche dal punto di vista appunto dell'integrazione è straindicata l'integrazione nell'atleta soprattutto. Poi non bisogna mai dimenticare proprio il concetto da cui nasce integrare, quindi si integra quando c'è un deficit, per cui io ho visto molto anche quando giocavo ho visto molta gente abusare di integratori, ma non che questo portasse a integrazione di per sé è un po' come, che so, sai nuotare, vai in acqua e ci vai col salvagente. Ovvio, lì per lì non ti fa niente, non ti fa male, ma anche se non l'avessi, se il tuo stile di vita è quello di andare in palestra 3 volte a settimana, l'integrazione non viene indicata. Eppure molte persone ne abusano un po' di questo concetto.
invece è nell'atleta straindicato, proprio perché il deficit si viene a creare proprio a causa dell'intensa attività fisica e quant'altro. Quindi è bene sapere quali sono i concetti e le basi da cui partire per poi stilare quelli che sono i fabbisogni della persona nello specifico. Yuri, tu hai utilizzato nella tua carriera, soprattutto insomma quando giocavi, integratori? No, birra a parte. Non possiamo considerare integratore la birra? Non so. No, scherzo a parte, non ho mai. Forse nei periodi di preparazione fisica, quando lo sforzo era maggiore, allora ci davano qualche integratore, aminoacidi. Sì, anche. Però no, diversamente ho sempre cercato di mangiare bene, in base a quelli che erano un po' i consigli. Quelle che dicevamo prima, insomma, una buona colazione, un po' tutti i pasti equilibrati. Però no, non ho mai fatto troppo uso di, anzi, quasi nulla praticamente, a parte quei periodi lì. Allora, vediamo se sono tornati i due presidenti per salutarli. Eccoli. Eccoli! Allora, presidente, giusto per curiosità, anche se siamo addirittura d'arrivo, il sto pranzo, so che avete parlato tutte le giocatrici solo per questo motivo, per non dirci che cosa mangiate a pranzo, ma noi questa curiosità, prima di chiudere la puntata, ce la vogliamo proprio elevare. Dico certo. Bene? Sì, sono d'accordo. Prima te. No, troppo lunga, non vorrei... No, lunga no! Perché, insomma, non è che... E poi ci sono le nutrizioniste lì che... mi guardano come Satana, quindi non mi sento un imbarazzo. No. Siete da monopiatto oppure da primo, secondo, dolce, contorno? Io dico sempre che quando è guerra è guerra. Ok, abbiamo capito che quel doppio caffettino della mattina viene compensato a pranzo, cosa che non dovrebbe succedere, mi dicono... No, giustamente. Avrà tanta fame. Ma c'è una differenza, La trasmissione è basata sugli atleti, non sui presidenti. Il presidente deve dare un attimino quella parvenza, no, di un po' la Gaucci del calcio che fu. Giustamente. Ma invece chiedo al tuo collega a Paride se invece, visto che c'è il controllo della moglie la mattina, se il controllo della moglie continua anche all'ora di pranzo. È H24, quindi c'è una prigione praticamente. Si fa anche il test glicemico quando torno a casa. No, diciamo, siccome il lavoro mi impone, diciamo, dei tempi molto stretti per la pausa pranzo, ora vado alla mensa e mediamente un'insalata, un secondo col pane, così dai, almeno tante volte capita che poi dopo, se non mangi un po' leggero, quando torni a lavorare non riesci a lavorare, dormiti, quindi bisogna stare un pochino leggeri. Poi dopo alla sera canta il terzo controllo e quindi stiamo leggeri anche la sera, dai. Ma quindi è un regime perfetto con i Paride, possiamo dire? No, più che altro non sembrerebbe. Anche se alla mensa non c'è la moglie, non c'è la moglie alla mensa che ti controlla, è un autocontrollo che ti imponi. Alla fine di tutto, diciamo, le analisi le vado a fare io, quindi indipendentemente dal fatto che mi controlli o non mi controlli mia moglie, comunque sei in quella fascia d'età che devi stare attento. Ok. Insomma, va bene, poi quando la moglie controlla l'analisi, dopo vede le magagne, quindi è quello. No, allora io ringrazio. Non è che voglio fare il presidente in eterno, però insomma, buona salute. Roberto, scusami se ti interrompo. Allora, ti porto i saluti di Fosco, che ringrazio per il collegamento di questa sera. Sì, lo ringraziamo perché è sempre splendido, sempre perfetti i collegamenti di Fosco. Veramente bravo. Grazie, sì, infatti, grazie. Confermo. Però ti posso anche dire questo, che da dietro mi sta dicendo, dai che andiamo che dobbiamo mangiare. Allora, visto che tanto ci sente, no? Ci sta sentendo Fosco, allora, qui abbiamo Federica Papacena che ha detto che potrebbe svelare che cosa mangia. Ha detto che potrebbe, non che lui che lo farà. Era soltanto la minaccia, ma non lo faremo. Grazie a Paride Perlini e a Cristiano Vitali, grazie a tutte e due. Grazie a voi e a tutti gli spettatori, grazie ancora. Grazie ovviamente anche a Fosco per il collegamento perfetto come al solito, anche alle ragazze che si sono alternate anche lì in postazione, così abbiamo avuto anche una postazione privilegiata durante questo allenamento congiunto. Noi siamo ai saluti, allora grazie a Nicole Greppi. Grazie a voi. A Viola Capitani. Grazie a voi. A Sofia Moroni. Grazie a voi.
Grazie a Grazia Tabone. Grazie a voi. Sofia Canini. Grazie mille a voi. E Yuri Bianchi. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie Federica. Grazie a te. Appuntamento con Icaro Volley a giovedì prossimo, sempre alle 20. Questa settimana è più 40 che 35, perché c'è il Vescovo prima. E appuntamento col Vescovo imperdibile per tutti, ovviamente, i nostri telespettatori. E quindi appuntamento attorno alle 20.40 giovedì prossimo con la nostra nona puntata. Buon proseguimento!